con l'appuntamento dei video horror del sabato. I video che vi mostrerò oggi non mostrano solo fenomeni paranormali, ma mostrano anche situazioni dove ciò che non può essere possibile a volte diventa reale. Prima di cominciare però, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Le telecamere di sicurezza vengono utilizzate quasi in tutto il mondo. E quasi in tutto il mondo c'è sempre qualcuna che riprende sempre qualcosa di strano e di bizzarro. Le immagini catturate da questa telecamera riprendono una strana nube bianca che sembra aver vita propria. In alcuni momenti sembra dividersi in piccoli pezzi. Le immagini non sono molto chiare. Una cosa è certa, quell'essere non ha nulla di umano. Il secondo filmato mostra uno spinotto a terra. Lo stesso si muove in modo strano, come se ci fosse qualcuno lì vicino a muoverlo di proposito. Il ragazzo che ha registrato questo video ha dichiarato che non è la prima volta che capitano questi strani eventi. Voi potreste dire anche che è un falso, che è un fake, ma posso assicurarvi, e per esperienza personale, a me è successa la stessa cosa, solo che nel mio caso era l'antenna del televisore. Quindi non tutto quello che si vede è falso. Nel terzo filmato, questo genitore si fa fotografare con il proprio figlio. Sembrerebbe che non ci sia nulla di strano, a parte il fatto che una volta scattata la foto, sulla foto appare quella che sembra l'immagine di un volto. Sinceramente non so proprio cosa possa essere quel volto. Una cosa è certa, non è raro scattare delle foto e catturare qualcosa che magari in quel momento non si riusciva a vedere. Quest'uomo sta cercando di scacciare uno spirito maligno che infesterebbe la sua abitazione. Mentre intento nel purificare la casa per cacciare questo spirito maligno, sente dei rumori provenire dallo scantinato. Una volta sceso, l'uomo non nota nulla di strano, a parte un ringhio che spaventa l'uomo, facendolo fuggire. Arrivato alla scalinata, la porta viene chiusa da un'ombra oscura. L'uomo rimane lì impietrito nel vedere quell'essere chiudere la porta. In quest'ultimo filmato, uno strano essere appare in cielo. A prima vista, l'essere sembra avere le sembianze di un uomo. Alcune persone prendono un bastone e tentano di toccarlo. L'essere sembra che muova le gambe e ad un certo punto sembra che si innalzi sempre di più in cielo. Guardandolo più da vicino, sembra avere delle ali, anche se non sembra adoperarle. Non so se questo video sia vero o falso, ma una cosa è certa, dal mio punto di vista, quell'essere sembra che corrisponda all'identikit dell'uomo falena. E ciò non sarebbe nulla di buono, però potrebbe anche essere... Vabbè, meglio lasciar stare. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!